Abbiamo portato a casa forse più di quello che in realtà meritavamo, perché la Cremonese ha espresso un bel gioco, ci ha messo molto in difficoltà sia nel primo che nel secondo tempo. Noi siamo riusciti in una parte del secondo tempo a essere padroni del gioco, ma è stato forse troppo poco e abbiamo raccolto forse più del dovuto. Ci ha messo molto in difficoltà nel primo tempo col pressing, nel secondo tempo più nel gioco. E siamo difesi benissimo, non abbiamo concesso... Abbiamo concesso poco, relativamente poco, un paio di tiri pericolosi, soprattutto il palo, però penso che sia fondamentale in Serie B avere una fase difensiva ottima per riuscire a portare a casa dei punti in campi difficili. Definisco un campione, per me è un onore gigantesco poter giocare con lui, spesso e volentieri cambia le partite, sapendo però che non è così facile cambiare le partite in corsa, è una cosa che non tutti i giocatori sanno fare, lui è uno di questi e ci può dare una grande mano nonostante l'età. Adesso sto bene, dopo un po' di problemini adesso mi sento veramente bene fisicamente, ma non mi sento un equilibratore. I giocatori che fanno la differenza sono, come te, Brienza, Kozak, Anderson, sono altri, non sono io di certo. Anderson sembra essersi inserito bene negli schemi. Sì, assolutamente sì, è un ragazzo d'oro, si è subito inserito nel gruppo. E calcisticamente non si può dirgli niente, perché è tecnicamente dotato anche di cattiveria agonistica venendo dalla Scozia. È un acquisto secondo me molto importante per il Bari e per la squadra nostra di quest'anno. Ma sinceramente non mi sembrava rigore, dirti la verità. Poi sai, dal campo succede tutto in pochi secondi, è anche difficile protestare. Per me ha arbitrato fin troppo bene. Principalmente incide sul morale, perché dopo due sconfitte brutte come Empoli e Venezia, sai, non è facile giocare. Soprattutto in una piazza come Bari, perché le aspettative sono alte e quando non si riesce a mantenere quelle aspettative il morale si abbassa, l'autostima si abbassa, e facendo due vittorie di questo genere con due squadre molto attrezzate per la categoria si alza il morale, si alza l'autostima e molto probabilmente si comincia anche a giocare meglio inconsciamente. Ogni tanto penso che siano dei pazzi, perché fanno chilometri su chilometri per venire a vedere noi, certe volte addirittura li deludiamo, però sono da ammirare. È una trasferta molto dura, nonostante loro abbiano una brutta classifica, penso che sia una squadra molto ostica. Ricordo bene quando ho giocato là io, so che in casa è dura, è una squadra dura da battere, perché nonostante non abbiano questa affluenza di pubblico importante, è un ambiente caldo.